Un corteo organizzato per gridare insieme un forte no alla mafia. Presenti alla manifestazione il sindaco di Campobello di Mazara, Giuseppe Castiglione, e quello di Castelvetrano, Enzo Alfano, assieme ad una rappresentanza di sindaci di tutta la provincia di Trapani, sigle sindacali esponenti nel mondo dell'associazionismo e della Chiesa. Un'iniziativa voluta anche da tantissimi cittadini onesti che rappresentano il vero volto del territorio per mandare un messaggio forte e univoco di contrasto alla criminalità e ringraziamento alle forze dell'ordine per la cattura di Messina Denaro. Però alla fine a questo fenomeno di oppressione di cappa sulla nostra città, sulla nostra provincia, sulla Sicilia intera e sull'Italia. Sindaco, come fare un appello? Tuttavia io penso che il fenomeno non è finito e che bisogna ancora che le forze dell'ordine non mollino la presa, che non allentino la tensione, ma grazie a questa operazione tutti i cittadini onesti si possono mettere a fianco delle forze dell'ordine, dello Stato, perché lo Stato alla fine vince, batterà tempo ma alla fine arriva a destinazione. Siamo in tanti e sono convinto che ancora altre persone ci raggiungeranno perché questo è un orario ancora lavorativo. È un fatto simbolico di questa congiunzione, di fatto siamo due continuità contigue, due comunità contigue, abbiamo tanti interessi in comune, compreso e soprattutto quello di dire no alla mafia. La risposta sia una risposta ampia, decisa, importante, tutto il territorio, tutta la provincia, anche oltre, oggi qui a Campobello, proprio a manifestare che le istituzioni ci sono a dimostrazione del fatto che c'è una realtà pulita di una nostra società che va rappresentata, va incoraggiata, va, come dire, sostenuta per cercare di risollevarci tutti insieme da una cappa che ci portavamo da tanto tempo sulla testa. Finalmente siamo arrivati ad un punto importante di partenza, chiaramente non è finito nulla, ma inizia un percorso che, come dire, con il fardello più leggero probabilmente ci consente di affrontare meglio il rapporto con la criminalità e soprattutto con le evoluzioni che la mafia ha avuto in questi anni. E speriamo che adesso il lavoro porti in fretta a far emergere la rete di fiancheggiatori, che potrà consentire anche di evitare che intere comunità, intere province vengano invece bollate come province con un marchio, diciamo così, forte. La gente buona non è soltanto, la gente che crede al bene non è soltanto quella che scende in piazza. La gente è buona e anche quella che magari non si sente di scendere in piazza, però ogni giorno fa il proprio dovere, collabora, educa i figli, fa i sacrifici, va a lavorare ogni mattina. L'impegno dei due sindaci e delle due amministrazioni, anche devo dire delle città, perché la gente finalmente c'è ed è consistentemente presente a metterci la faccia con coraggio per spezzare qualunque forma di omertà o di pensiero che possa essere riconducibile alla paura o all'omertà. Insieme siamo più forti, siamo più capaci di guardare avanti e di costruire meglio un futuro per le giovani generazioni, che è il pallino generale che deve essere la linea guida di tutto. Grazie a queste fasce tricolori lo Stato vince.